Come facciamo in pratica ad aiutare veramente gli altri a trovare la propria strada ed essere felici? Ciao, sono José, autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza e sono qui con Anna Maria Ghinet, ideatrice del coaching energetico e delle riprogrammazioni energetiche del punto zero. E siamo insieme i direttori della scuola di coaching energetico con cui abbiamo tenuto corsi in tutti i continenti del mondo, tranne Australia e Antartide. In questo video mettiamo insieme tutti i concetti spiegati nei video precedenti e vediamo concretamente come possiamo fare per aiutare gli altri a trovare la loro strada. Questo è il settimo video della miniserie Mentalità da coach, come aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici. Trovi il link ai video precedenti qui sotto. Nel primo video abbiamo visto i 5 modi per aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici, che sono: trova la tua guida interiore, allinea mente, cuore e spirito, sviluppa la mentalità da coach, e questo l'abbiamo visto nel quarto video, apri il cuore, questo l'abbiamo visto nel quinto video, mettersi al servizio degli altri, questo l'abbiamo visto nel sesto video, il video precedente. E adesso è arrivato il momento di mettere tutte le idee insieme e portarle su un piano pratico. Questi primi 5 passi, come hai già probabilmente notato, riguardano trasformazioni interiori che devi fare tu, non le persone che vuoi aiutare. Se sei stato attento, avrai anche notato che nei video precedenti abbiamo più volte detto che quando vuoi trasmettere una certa frequenza devi tu per primo essere quella frequenza, ossia devi vibrare su quella stessa frequenza. Quindi il modo in cui puoi aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici è innanzitutto trovare tu la tua strada ed essere tu felice. E qui parliamo di una felicità vera e profonda, una felicità del cuore, non una momentanea gioia mentale. E come puoi fare ad ottenere questi due importanti risultati? Semplice, seguendo le indicazioni dei video precedenti, sviluppando la mentalità da coach. E il primo passo è trovare la tua guida interiore e poi allineare la mente, il cuore e lo spirito mettendoci al servizio degli altri. Questa è la base, il fondamento. Quando hai fatto questo, allora devi allinearti alla tua missione dell'anima. Fatto questo, puoi aiutare il prossimo a fare altrettanto, sviluppare la mentalità da coach e trovare la missione dell'anima. Questa è la strada per essere felici, perché sarà l'anima ad essere felice e non la mente. Allinearsi alla missione dell'anima non è semplice e non è immediato. Infatti noi teniamo ogni anno un corso in cui per 3 giorni facciamo solo questo. Troviamo la missione dell'anima e ci allineiamo ad essa a tutti i livelli. Qui però voglio darti uno strumento pratico per iniziare ad avere degli indizi seri su quale può essere la tua missione dell'anima. E quando vorrai aiutare gli altri potrai dirgli di fare la stessa cosa. L'indizio per scoprire la tua missione dell'anima te lo fornisce il tuo passato, la tua vita che hai vissuto fino ad oggi. Qual è il più grande dolore che hai vissuto nella tua vita? Qual è quella cosa che ti ha fatto soffrire talmente tanto che ti dà ancora disagio solo pensarci? Ecco, probabilmente ti è già venuto in mente qualcosa. Bene, quel dolore è l'indizio. La maggior parte delle persone si lascia mangiare dal proprio dolore profondo senza nemmeno che se ne rendano conto. Ma quel dolore è un tuo amico. Se tu trovi il coraggio di entrarci dentro e di comprendere la lezione che c'è da imparare, allora insegnare agli altri questa lezione per aiutarli ad evitare quel dolore potrebbe essere molto probabilmente la tua missione dell'anima. Ti ripeto, questo è un indizio, un grosso indizio. Una volta che avrai scoperto la tua missione dell'anima, allora avrai una libertà che non hai mai conosciuto prima. Avrai una bussola che ti darà la direzione per tutta la tua vita, sia affettiva che lavorativa. Spero che questo segreto che ti ho appena svelato possa esserti d'aiuto. Quando poi vorrai allinearti alla missione dell'anima, magari ci vedremo al nostro corso annuale. Quindi, in conclusione, per aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici, dobbiamo sviluppare innanzitutto la mentalità da coach, che è la cosa più importante ed è la base di tutto. E poi devi conoscere con esattezza la tua missione dell'anima e allinearti ad essa. Come ti senti adesso che sai come trovare la tua strada e sai come aiutare gli altri a trovare la loro strada? Scrivilo qui sotto nei commenti.
Se hai compreso l'importanza di queste informazioni e di quanto sia importante integrarle nella tua vita per il miglioramento della tua vita e delle persone che ti sono vicine, allora clicca sul link qui sotto ed iscriviti all'Energetic Club, perché nei prossimi 12 mesi è proprio questo il programma che terremo, ossia come integrare nella tua vita questa mentalità che noi chiamiamo mentalità Coach Mindset. Ti ringrazio perché hai guardato questo video. È importante che tu lasci un piccolo segno del tuo passaggio e anche perché sapremo risponderti nei prossimi video. Un abbraccio